Torniamo sul territorio, cari telespettatori, grazie regia, con il collegamento telefonico con il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Giuseppe Tassi. Pronto sindaco, prosegue il viaggio nei comuni della Liguria con Primo Canale. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Buongiorno. Allora sindaco, con lei saremo leggeri perché vigilia dell'Immacolata, quindi ponte, insomma un po' sui generis che inizia giovedì, però può essere un laboratorio, no, per le prossime vacanze in altura con la neve. Certo, fortunatamente siamo riusciti ad aprire quantomeno il comprensorio del Prato della Cipolla senza innevare artificialmente, anche perché non avevamo le temperature basse per poterlo fare. Comunque abbiamo la neve, diciamo, caduta in queste due nevicate precedenti, e quindi si riesce ad aprire almeno il comprensorio, diciamo, dove c'è la scuola baby e possono arrivare famiglie e i bambini ad imparare a sciare per questo giovedì. Ecco, senta, con i suoi colleghi sempre sul territorio dell'Appennino genovese, oggi ci siamo anche soffermati sulle forme di dissesto idrogeologico, di attenzione ad eventuali dissesti. Sul suo territorio c'è da stare tranquilli? Mica tanto, perché Santo Stefano d'Aveto, come conosciamo, è diciamo su una frana crescente, e quindi stiamo sempre con un occhio di riguardo a quello che andiamo a fare. Naturalmente non si va a costruire come succede vicino a corsi d'acqua o quant'altro, e quindi bisogna tenere l'attenzione alta, ecco, e monitorare e quantomeno tutto quello che può essere pericoloso. Ma al momento ci sono difficoltà, per esempio, nella circolazione, o si arriva tranquillamente? No. Come circolazione si arriva tranquillamente. Abbiamo due o tre smottamenti che però non interessano le strade sia statali, sia comunali, sia provinciali, quindi diciamo che la viabilità è garantita, ecco, solo che ci sono due o tre situazioni, una in due frazioni, una nel capoluogo, che preoccupano un po', ma sono monitorate. Ecco. Assolutamente. Senta, chi sono i clienti, lo dico tra virgolette, insomma, gli abitudinari di Santo Stefano d'Aveto? Ecco, magari non solo liguri, arrivano da altre regioni, da altre parti d'Italia? Ma sicuramente noi abbiamo un turismo che arriva anche dalla parte di Piacenza e Parma. Come sapete, arrivare a Piacenza da Santo Stefano, arrivare a Genova ci vuole lo stesso tempo, quindi arrivano anche gente che sono sul versante emiliano anziché che quello genovese, ecco. Poi il turista, diciamo che sono per lo più possessori di seconde case, poi che arriva qualcheduno negli alberghi, speriamo che arrivino. Noi abbiamo comunque tante cose da offrire, a cominciare da, appunto, il comprensorio, a cominciare dalla casa di Babbo Natale, che ha già avuto un buon successo lo scorso weekend, e poi ci sono i mercatini di Natale, quindi il turista che arriva ha tante possibilità di divertirsi. Va bene, grazie sindaco, poi ci sentiamo, insomma, per gli auguri di Natale a lei e alla comunità imbiancata, con tanta, speriamo, voglia di neve e di freddo e di un santo Natale. Speriamo.